Questo programma è offerto da Azienda Agricola Il Cascin, vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, 0183 65 26 64. Tecnogas e Adiano Castello, Sanremo, Alassio e Pietra Ligure. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Dark as the night, and I need a guiding light to keep me from foundering on the road. Un fine settimana dedicato alla musica, all'arte, alle occasioni commerciali, allo sport, ma soprattutto alla solidarietà. Si può sintetizzare così il Memorial Nicola Ferrari organizzato dalla Onlus, che porta il suo nome per il quinto anno consecutivo in collaborazione con il comune di Pieve di Teco. Il via al sabato sera con uno spettacolo musicale che ha visto la partecipazione di due ospiti di alto livello, il cantautore Eugenio Ripepi e l'attore Simone Gandolfo. È un vero piacere rincontrare qui a Pieve di Teco Eugenio Ripepi, che nell'ambito della musica ormai affermatissimo per questa serata, che è uno spettacolo di solidarietà prima di tutto. Allora, tu proporrai dei pezzi che fra l'altro dici anche di non voler più cantare, questo mi dispiace perché sono pezzi tuoi. Sì, è una serata di beneficenza, beneficenza vera, perché la beneficenza è verificabile. L'associazione Nicola Ferrari ha fatto veramente tanto, io sono molto felice di essere qui. È vero, come dici, ho deciso di non cantare più i miei pezzi per una questione di protesta contro l'ambiente discografico attuale, che privilegia più gli interpreti, più diciamo il talent che gli autori veri e propri. Però questa sera sarà l'ultima volta, diciamo, sarà ancora un piacere farli per questo pubblico di Pieve di Teco. Eugenio, naturalmente non si può che sostenere questa tua iniziativa, perché tante persone come te, del resto di valore, dovrebbero sicuramente avere più spazio e più ascolto da un ambiente che è diventato troppo chiuso ormai. Sì, diciamo, negli anni 70 i cantatori erano considerati una bussola, chi proponeva qualcosa di diverso all'intrattenimento era emarginato. Adesso avviene l'esatto contrario. Ecco, bisognerebbe forse fare un passo indietro per fare un'inversione di tendenza, perché cantiamo e continuiamo a cantare le canzoni di quelli che ci hanno preceduto, ma se non si riesce a investire su quelli che verranno, non ci sarà un movimento autorale nel panorama della canzone italiana. Noi comunque ti ringraziamo di essere qui e avremo il piacere di ascoltarti, Eugenio. Grazie a voi, buona serata. La buon'anima del padre aveva detto: Dio ti assista. La canuta in mite madre ha problemi con la vista. La sorella insinua pure un legame terrorista e minaccia di mostrare una sua lista. L'ingegnere, il manovale, il brigadiere, il generale, il cacciatore, il calciatore, lo spacciatore, ma non il cantautore. Ed è una serata prima di tutto di amici che si rincontrano. Tra questi c'è Simone Gandolfo, che non ha bisogno di presentazione, attore completo, perché sei passato dal teatro alla televisione, la fiction, ma sei anche molto di più, perché voglio dire, ti occupi anche di produzioni video direttamente, quindi a tutto campo, possiamo dire. Questa sera che cosa proporrai, Simone? Ma questa sera io sono qua perché sono un amico di Nicola, anch'io, anche se in realtà non l'ho mai conosciuto, ma ritengo che sia un'iniziativa straordinaria, perché coniuga la solidarietà con la cultura, che sono due fondamenti dell'etica umana che sono molto mancanti in questi nostri tempi. Quindi sono qua, diciamo, più che altro per militanza, no? E poi ho fatto una scelta di poeti. Per me, come dire, la poesia è un'accezione molto larga, quindi ci ho messo anche il più grande cantautore, secondo me, che noi abbiamo, che è Fabrizio De André, che è anche un grande poeta, perché penso che ci sia la possibilità, per ascoltando, restituendo le loro parole, di riflettere un pochino sulla nostra esistenza e magari fare in modo che, andando a casa, uno possa farsi una domanda in più, ecco, tutto qua.
E di domande in questi tempi c'è da farsene tante, direi, Simone. Senti, parlando invece di te, dopo averti visto in RIS Roma e Roma 2, adesso so che sei volato sulle Alpi passando a Sky, giusto? Sì, adesso siamo passati a Sky con un programma mio, di cui io sono il regista e il creatore, prodotto da Inside Production di Luca Argentero, con la produzione esecutiva della mia casa di produzione, che è Macaia Film, che è una casa che ha sede volutamente a Imperia, ed è sono 8 puntate per Sky 1 sul Soccorso Alpino Valdostano. È un programma molto action, sul filo dell'adrenalina, che andrà in onda a novembre e speriamo piaccia. E piacerà sicuramente, noi speriamo di rivederti sempre più spesso anche qui dalle nostre parti, visto che per fortuna sei legato a questa terra. Beh, molto, mi sono sposato una donna di qua e ci abito, quindi tantissimo. Ciao, grazie. Ciao. Chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Bravo. La domenica si è aperta con il mercatino dell'usato e dell'antichità, che ha allegramente invaso i portici medievali del capoluogo della Valle Arroscia e che, unito alle attività del centro, ha offerto al pubblico un vero e proprio grande e colorato centro commerciale, animato anche da musica dal vivo. La sala di rappresentanza dello splendido e storico Palazzo Comunale di Pieve di Teco ha ospitato una mostra fotografica dedicata alle vie del sale. Una rassegna curata da Renato Bonfanti, che ha portato il pubblico alla riscoperta degli antichi collegamenti e rapporti economici fra Liguria e Piemonte. Lungo le vie del centro è stato possibile ammirare anche il museo dell'auto intitolata Nicola Ferrari, che raggruppa diversi veicoli d'epoca sapientemente e pazientemente raccolti e restaurati. Nel centro culturale delle ex caserme Manfredi, invece, oltre alla rassegna stabile dedicata alle maschere di Ubaga, in occasione del Memorial Ferrari è stata ospitata una rassegna di arte moderna con opere di artisti di fama internazionale.
Questa splendida mostra di arte contemporanea organizzata più di Teco nella maestosa sala espositiva del SACS, che è il centro polivalente culturale dell'ex caserma Manfredi, la si deve a Gianni Caruso, che oltre a essere un curatore di mostre di arte contemporanea è egli stesso un grande artista, dobbiamo dire, e troviamo infatti anche qui una sua installazione, ma ci sono numerosi artisti. Qui a Pieve avete portato veramente, oserei dire, delle chicche dell'arte contemporanea. Penso proprio di sì, già da due anni abbiamo fatto un'altra mostra, appunto come accennavo prima, sulle grandi artiste, tutte donne, la mostra intitolata Wonder Woman. Questa invece è una mostra che si basa sul concetto del transreale e della transrealtà, che sono categorie del sapere che producono poi tutta la conoscenza, e soprattutto nell'ambito della parola e del gesto, per cui tutti i lavori sono improntati a queste due espressioni fondamentali dell'individuo, che sono parola, ovviamente con lavori che addirittura contengono la parola, e gesto, che ci sono molti lavori come per esempio quello di Armand, che sono proprio gestuali tout court, quasi ripetitivi appunto dal punto di vista della gestualità. Ci sembra che questo spunto che stiamo dando un po' anche come associazione a questo spazio sia una delle vie da perseguire, non solo per la conoscenza, per la acculturazione anche per le giovani generazioni, ma anche per dare un impulso turistico, possiamo dire, insomma banalmente turistico, ma estremamente importante anche per l'economia del paese, insomma. Una sfida e una provocazione in una Pieve di Teco che ha qui a pochi passi il mercatino dell'antiquariato, quindi il retro, un ex caserma con questi saloni che diventano invece sguardo al contemporaneo e magari anche al futuro. Sì, io penso che tradizione e futuro debbano necessariamente coesistere al meglio, ovviamente, per cui se un mercatino è un bellissimo mercatino di antiquariato, di oggetti curiosi, di particolari, di nuovo design, eccetera, posso sposarsi bene anche con le forme più avanzate dell'arte, che ricordiamo fanno la fortuna anche di molti paesi molto simili. Pensiamo, non so, a Kassel per esempio in Germania, che nel giro di breve tempo, facendo delle mostre d'arte di arte contemporanea molto avanzate, è diventata forse la mostra più importante annuale che esista nel mondo. Spazio anche per i più piccoli. A loro infatti sono state dedicate una serie di divertenti rappresentazioni nella corte del Teatro Salvini. Ad occuparsene è stata una coppia di simpatici clown. Finale per il Memorial Nicola Ferrari allo Sferisterio di Pieve di Teco, dove i campioni della palla a pugno si sono sfidati in un incontro dedicato alla lotta alla leucemia. Al termine le premiazioni e gli interventi ufficiali. E lo Sferisterio di Pieve di Teco, ospitare la grande conclusione di questi due giorni della ONUS Nicola Ferrari qui a Pieve, con una partita di pallapugno, le premiazioni per i giocatori, ma anche il grazie detto a tutti i volontari della ONUS che hanno lavorato in questi due giorni intensi per regalare a Pieve momenti di cultura, di sport, di spettacolo, di musica, di divertimento, all'insegna della solidarietà, perché ricordiamo che questa ONUS ha aiutato tantissimo l'ospedale Gaslini e ancora potrà farlo grazie ai fondi raccolti in questo fine settimana. Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco, vicino a me, due giorni che hanno significato anche eventi importanti per Pieve, perché ci sono state mostre fotografiche, una mostra d'arte contemporanea quasi da fare invidia a città capoluoghi nazionali. Insomma, Pieve in questa estate riesce a imporsi. È la forza del sorriso, no? Come è il motto della ONLUS. Abbiamo voluto fortemente concentrare
tanti eventi in questo fine settimana proprio per riuscire ad ottenere il massimo per la raccolta dei fondi per la ONLUS, visto il grande successo con cui in questi anni sta crescendo questa associazione e quindi anche la beneficenza che sta facendo. Il testimone è venuto il professor Dini di quanto sia stata utile proprio questa donazione che ha fatto la ONLUS in questi anni. Quindi abbiamo cercato di concentrare tutto proprio per avere la massima visibilità e avere il massimo risultato. E con la forza del sorriso di tanti ragazzi e la volontà di impegnarsi per questa manifestazione, devo dire, è riuscito tutto molto bene. Ecco, una biblioteca che tra l'altro si presta anche come strutture, perché i portici medievali sono una cosa stupenda, affascinante, diventano anche un centro commerciale a cielo aperto, ma riparati anche in caso di pioggia. L'ex caserma Manfredi, un centro culturale anche qui veramente splendido. Voglio dire, non vi manca nulla. No, qualcosa ci manca. ci mancano le risorse finanziarie spesso per poter far funzionare degnamente tutto questo. Chiaramente Pieve di Teco è dal 1200 da quando è nata che vive sulla base del commercio, e quindi è nata, cresciuta e si è sviluppata e ha sviluppato tutte le sue strutture architettoniche per agevolare il più possibile quello che è il commercio e lo scambio. E oggi noi ereditiamo dai nostri padri, dai nostri nonni tutto questo, speriamo di riuscire a trasmetterlo integro e forse magari anche implementato ai nostri figli, e quindi su questa scorta di questa grande storia quasi millenaria si presta benissimo a ospitare questo tipo di manifestazioni. Ne ospiteremo una la terza domenica di settembre, il 13, 14 e 15, che è il primo Expo Valle Arroscia, dove saranno presenti molti produttori, diciamo artigiani, produttori agricoli, produttori delle varie attività che si svolgono in Valle Arroscia, che vorrà essere un po' la vetrina della Valle Arroscia, dell'eccellenza della Valle Arroscia. Quindi Pieve serve a quello, la sua struttura è stata proprio ideata per essere un po' una vetrina e dobbiamo cercare di sfruttarla il più possibile. Tra i fondatori della ONLUS Nicola Ferrari di Pieve di Teco c'è Luigi Tangorra. Luigi Tangorra è stato vice sindaco qui a Pieve, oggi libero cittadino ma sempre impegnato in queste iniziative, in questa organizzazione tra l'altro molto vasta, perché si è spaziato in tutti i campi. Abbiamo parlato di musica, abbiamo visto il concerto sabato sera con due ospiti tra l'altro eccezionali come Gandolfo e Ripepi, mostra fotografica, mostra d'arte contemporanea, la palla a pugno. Un programma di due giorni veramente per tutti i gusti, non è una cosa semplice. No, non è semplice, è stato veramente farraginoso organizzare tutti questi eventi, e se si è potuto fare è grazie ai tantissimi volontari che hanno prestato la loro opera prima della manifestazione per la preparazione e durante la manifestazione, ma anche grazie a tutti gli artisti che già hai citato tu che sono venuti gratuitamente, e quindi a loro va sicuramente il nostro plauso. È stata una due giorni intensa, abbiamo iniziato ieri con una magnifica serata di musica, i Tinto de Verano si sono davvero superati, hanno coinvolto il pubblico, e abbiamo avuto due ospiti d'eccezione che appunto sono stati Eugenio Ripepi, che è uno dei cantatori emergenti della musica nazionale italiana, e Simone Gandolfo, che è un attore che sicuramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Poi si è proseguito questa mattina, c'è stato veramente un purpurri di eventi che hanno spaziato dall'antiquariato con il classico appuntamento con il mercatino, la musica sotto i portici, c'è stato un giocoliere, ci sono stati degli spettacoli per i bambini nella corte del Teatro Salvini, portato in scena dalla compagnia teatrale quelli del Festival Brock, capitanati da Elio Berti, e si è concluso poi questa sera con la partita
intitolata La Palla a Pugno contro la leucemia, nella quale appunto 10 giocatori tra i più bravi della Serie A si sono sfidati in un bellissimo incontro per conquistare il trofeo Nicola Ferrari. Questa è la quinta edizione, speriamo che ce ne possano essere delle altre. I risultati sono sempre stati molto eccellenti nelle altre manifestazioni, come in questa, sia per il riscontro di pubblico, ma anche per l'esito poi della raccolta fondi. Speriamo che anche questa volta, anche per la raccolta fondi, sia andata come le altre volte. Ricordiamo che la Onlus, la forza di un sorriso, Nicola Ferrari, ha raccolto già 25.000 euro per l'ospedale Gaslini, altri 3.000 euro per un'altra associazione a sostegno della ricerca contro la leucemia, contro i mielomi. Insomma, sono fondi importanti, sono anche cifre importanti. In momenti di difficoltà vuol dire che qui la solidarietà veramente esiste a Pio di Teco. È giusto quello che dici, perché 3.000 euro all'AIL e 25.000 euro al Gaslini sono stati davvero dei risultati eccellenti, anche per due ordini di motivi. Uno, che la Onlus è nata soltanto nel maggio del 2010, quindi ha pochi anni di attività. Seconda considerazione che è importante fare è che comunque noi ci rivolgiamo a una comunità che è abbastanza piccola. Nonostante questo, vediamo che c'è sempre più attenzione nei confronti della Onlus Nicola Ferrari, c'è sempre più vicinanza. Penso che anche questa volta riusciremo a dare un contributo non solo al Gaslini di Genova, ma anche magari ad altri importanti centri di ricerca, per cercare di aiutare qualcuno nella speranza che si possa dare davvero una speranza di vita in più a quelle persone che si trovano magari costrette in un letto d'ospedale, quella speranza che purtroppo Nicola non ha avuto. Mi fa piacere ricordare che il Gaslini ha addirittura pubblicato nel gennaio del 2013 un libro sui 40 anni della propria attività. È stato pubblicato in lingua italiana, in lingua inglese, perché chiaramente il Gaslini collabora con i maggiori centri di ricerca del mondo, e una pagina è stata dedicata alla Onlus Nicola Ferrari. Questo penso che sia davvero un premio alla nostra serietà, al nostro impegno, alla nostra trasparenza, e penso che sia il migliore dei biglietti da visita che una Onlus che si impegna nella ricerca, nella raccolta fondi per la ricerca contro la leucemia possa avere. Il plauso finale lo voglio davvero fare alle tantissime persone che ci hanno aiutato, al comune di Pieve di Teco, ma soprattutto alla famiglia Ferrari, che non si è voluta chiudere nel proprio dolore, ma ha voluto mettersi d'impegno affinché altre famiglie non dovessero subire il dolore che hanno subito loro. Quindi questo penso che sia davvero un grandissimo esempio di generosità e solidarietà. Angelo Casella, il vice sindaco di Pieve di Teco. Beh, adesso si può tirare il fiato, un sospiro di sollievo, è andato veramente tutto bene, anche quest'anno la Onlus ha portato la festa a Pieve. Sì, innanzitutto diciamo che io sono l'assessore a questo tipo di manifestazioni, ma questa particolare manifestazione ha un nome e un cognome, che sono quella di Luigi Tangorra. Io mi sono limitato a fargli da manovale, da fargli da operaio per quello di cui aveva bisogno. Questa manifestazione continua a avere il suo nome e cognome, deve continuare ad averla, perché meglio di così non si potrebbe fare. Sono solo molto contento e sono orgoglioso di essere pievese, l'ho sempre detto tante volte, proprio perché a Pieve di Teco c'è un'organizzazione come la Onlus Nicola Ferrari. E c'è anche la voglia di lavorare, amministrazione, Onlus, insomma una cooperazione, alla fine è un volontariato complessivo, possiamo dire. Un volontariato complessivo, doveroso, ci mancherebbe così non fosse, proprio perché rappresenta l'eccellenza, ma al di là dei risultati economici, proprio l'eccellenza dal punto di vista morale, dal punto di vista della dotazione morale dei cittadini pievesi, e questa è una grande ricchezza. Il Memorial Nicola Ferrari è diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni estive del comune di Pieve di Teco, e l'organizzazione sta già lavorando all'edizione del prossimo anno. Tante saranno le novità, ma ciò che sicuramente non cambierà mai è lo spirito che anima questa iniziativa, la solidarietà. Andrea si è perso, si è perso. Non so tornare, Andrea si è perso, non so tornare, Andrea aveva un amore, ricciolini neri.
madre aveva un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio, era morto sulla bandiera. C'era scritto la firma, era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti Trento, la Lamitaglia, ucciso sui monti di Trento, la Lamitaglia. Questo programma è stato presentato da Azienda Agricola Il Cascin, vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia.
Azienda Agricola Il Cascin, 0183 65 26 64. Tecnogas e Adiano Castello, Sanremo, Alassio e Pietra Ligure. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Dark as the night.